momento della tua giornata? Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera. Scegli la radio giusta. Scegli solo Onda Web Radio. Diamo voce a chi non ha voce. Onda Web Radio. La radio che non smette mai, la radio ad onde blu. Ci trovi quello che vuoi tu e non la lasci più. La musica ti accende, sai, ti metti in allegria. Da oggi in poi vedrai io e te, saremo in sintonia. Onda Web Radio. Va ora in onda Contenitore d'emozioni by James Lamotta. Directed by Francesco Palmieri. Contenitore d'emozioni, una scatola tutta da scoprire. Tutta da scoprire. Eh sì, tutta da scoprire. Sono le 17:01 minuto. Questa pensa che è la 31esima puntata ed ultima. Ce l'abbiamo fatta ad essere precisi. Ce l'abbiamo fatta ad essere precisi. Non è mai capitato nel giro di 31 puntate. James però. Lamotta ce l'ha fatta, signori. Ce l'ha fatta. Buon pomeriggio, James. Oggi di mercoledì, diciamo. Eccezionalmente tutta... perché quando inizia a venire l'estate, la primavera, anche la nostra radio è ricca di eventi, per fortuna. Pregna di eventi. E sai, dopo 2 anni di pandemia ci prendiamo tutto quello che di bello che ci offre. Sia. Esatto. E quindi iniziamo anche con il Napoli Pizza Village tra qualche giorno, quindi dal 17 al 27 saremo impegnati nel backstage appunto del Napoli Pizza Village insieme ad RTL 102.5, quindi questo ci darà modo di essere presenti, ma nello stesso tempo di avere tantissimi impegni, e quindi alcune dirette slitteranno un po' di orari, ma siamo sempre qui, anche nei nostri studi naturalmente. Perfetto, perfetto per la presentazione. Veniamo da tanti eventi, da tante, diciamo, serate che state curando sia con la radio, che abbiamo anche cooperato. Sì. E è fondamentale poi ricordare che la nostra radio è una radio sempre presente, non solo per un lato, cioè anche per il lato sociale, per quello che è tutto, che è l'arte a 360 gradi. Assolutamente sì, anche perché io credo, e tu questo lo sai bene, perché diciamo che il mio programma di punta con il tuo di punta si sposano un po' alla perfezione, certo. Perché diamo la possibilità non solo a personaggi famosi, ma anche a personaggi meno famosi di essere tra virgolette mischiati tra di loro e quindi mettere tutti sullo stesso piano. Diamo la possibilità, come l'abbiamo fatto nelle settimane scorse, a personaggi magari che si stanno avvicinando al mondo dello spettacolo, però che comunque hanno un bagaglio di esperienza e comunque hanno tanto da raccontare, e poi invece chi, come il personaggio che abbiamo oggi, invece ha veramente tanto da raccontare perché ha un bagaglio di esperienza che, permettimi di dirlo, fa paura, voglio dire. Si so dire chapeau. Adesso, perché qui accanto a me piace, perché tu sai, a me piace anche il fuori onda. Bravissimo, dietro le quinte che ci siamo raccontati è il fuori onda. Io parlo molto da cinema e un teatro, il dietro le quinte, dal fuori onda. E parliamo del maestro e coreografo Antonio Colandrea. Antonio Colandrea si diploma al Teatro San Carlo di Napoli e vince una borsa di studio al Teatro Bolzoni di Mosca. Dopo lavori come solista all'Arena di Verona e al Teatro Reggio di Torino, devo stare attento perché poi piano piano dopo mi bastonerà, vince l'audizione all'Opera di Roma, all'Arena di Verona, e lavora alla Rai con Franco Miseria nella trasmissione con Beppe Grillo, Te lo do io il Brasile. Vince l'audizione a Firenze a Maggio Danza, dove diventa solista. Tutta la sua carriera da solista, ruoli da primo ballerino, coreografo di Marie-Claude Pietragalla, prima ballerina étoile del Teatro dell'Opera di Parigi, e di Aurélie Dupont, attualmente ex prima ballerina étoile. Poi collabora anche con il cinema, come ci stavamo dicendo, anche a fuori onda, ecco, a camere spente, vedi, viene... Da dire, con tanti ma tanti maestri, che adesso vi voglio far poi parlarne anche con lui. È attualmente direttore artistico del premio Sorrento Dance International e del premio Napoli in Danza. La sua tempra è sempre in prima linea, con il suo entusiasmo lo tiene ancora in maniera fervida e giovanile nel campo della danza, della cultura e di tutte le arti. E stiamo parlando del maestro Antonio Colandrea. Benvenuto. Buonasera. Ecco, facciamo entrare. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao cari, ben trovati. Ci sono due pigmenti molto interessanti mentre vi ascoltavo. Intanto, numericamente la cabala non è un caso. 31 salva tutto.
Da bambino giocavo a nascondino con i miei amici di Monte di Procida che mi bullizzavano perché ero un danzatore classico. Bello. Io la mia storia assomiglia molto a quella di Billy Elliot, nel senso che parto da un piccolissimo paesino di provincia dei Campi Flegrei, figlio di marittimi, e arrivo al Teatro San Carlo di Napoli, e dunque la passione che mi spingeva per questa sorta di indecifrabile desiderio di continuare a danzare, ovunque, danzavo nel treno, nella cumana, in mezzo alla strada, non ho smesso di farlo, Cioè, immagino. Quindi lo faccio ancora in una maniera un po' più professionale, un po' più discreta, però per cui mi piace molto questa cosa del 31, salvi tutti, mi ricorda molto l'infanzia. E altra cosa, se vuoi, in qualche modo combaciante con la metodica con la quale esprimeremo oggi, che riguarda non solo la danza ma principalmente la danza, per me è che voi siete due espressioni di punta. Che cosa se non un danzatore classico può conoscere la punta dei piedi, per cui le ballerine classiche, no? Quindi certo. Mi piaceva molto questa bello. Questa storia. Sì, hai detto con molta precisione il curriculum, quindi chapeau a te. Difficilmente enunciano in una maniera così, nella dialettica così compiuta, i nomi severi delle danzatrici classiche. Ma di pelle d'oca, davvero, quando li leggevo. La urgenza di appartenere a questa terra mi ha riportato indietro dopo tanti anni di carriera internazionale, perché io vivo di colori, io vivo di abbracci anche non dichiarati, quindi avevo un forte desiderio di tornare nella mia terra madre. Io sono stato a Monte di Procida, per un certo punto di vista direi che ognuno di noi si punisce come meglio crede, perché abituato alla verità della mia seconda città del cuore, Firenze, la culla dell'arte in generale, dove tutto in qualche modo funziona perché è già bello ed è già cosciente. Invece qui è tutto ancora più bello, poco cosciente. Siccome sono un combattente, un pioniere, io adoro le situazioni difficili e quindi masochisticamente sono tornato nella mia terra madre per tentare di portare la mia competenza alla disposizione, in disposizione, proprio con la mia disponibilità, passami il termine di una ripetizione linguistica, per il popolo che amo. La Campania, Napoli, Monte di Procida. Infatti io con te vorrei fare un excursus, a me piace fare una passeggiata, questo si chiama il contenitore di emozioni. Già ci stai emozionando, stai facendo anche delle assonanze, anche dei numeri, ed è bellissima questa cosa qui. Una cosa importante, quella che volevo chiederti, è fondamentale per noi, è andare a passeggio lungo la storia e la vita di Antonio, in questo caso, del maestro con Andrea. Ci diamo del tu, certo. Perché, sei una persona brillante, a quanto pare. Anche perché se no mi fai sentire vecchio. No, ma non è per le... Però possiamo dirlo, no? Che è un pensionato giovanissimo. voglio dire. Sì, no? Sì. Grazie. È super ballerino. Volevo ritornare, perché tu ci hai aperto una piccola porticina nel tuo passato. Io vorrei iniziare ad aprire proprio il portone, così andiamo lenti e poi arriviamo a quello che sei oggi, quello che stai dando e quello che hai portato come valore aggiunto alla tua terra, ma alla nostra terra madre, che è quella del sud. Sud il calore, si vede, sei solare, una bella persona, comunicativa, abbronzatissima. Vado al mare alle 5 del mattino. Fantastico. Volevo con te fare questo escurso. Sei parlato da bambino, Billy Elliot, che i maggiori lo conosciamo come storia, ma ci sono tanti Billy Elliot nel mondo, diciamolo, sì. E quante persone hanno dovuto soffrire perché era un lavoro ed uno sport, oggi lavoro, oppure la danza, un hobby all'epoca, che era per le femminucce. E i tempi che erano diversi. Bravissimo. All'epoca. Senti, tu prima mi parlavi di mobilizzazione, no? Sì, lo sai una cosa però, io credo che oggi il mondo si traveste da, da comprensivo. Invece quando ero bambino io le persone non si travestivano, erano mediocramente o se no scarsamente informati, diremo così, e quindi avevano una sorta di modalità con la quale indicavano l'altro diverso, per il fatto che l'altro in qualche modo non rappresentava il senso del loro comune quotidiano.
Invece oggi secondo me tutto sta intorno a una maschera nella quale tutti facciamo un po' finta di essere così comprensivi. Invece io credo che nella verità ognuno di noi ha un lato, se vuoi, razzista, un lato bello, un lato brutto. Noi siamo degli eteronimi, come diceva Fernando Pessoa, cioè ognuno di noi è fatto di 100 parti diverse. E quindi, ritornando a quando ero bambino io, in verità, è vero anche che in un paese come Monte di Procida, io figlio di armatori, fratello di comandanti, marittimi, marinai, proprio mare, e ce l'ho ancora nel sangue, sapere che cominciavo a fare la danza classica. Ecco, come ti sei appassionato alla danza? Quella, guarda, io non ti so rispondere a questa cosa. Io penso che c'è un atto divino. Come di solito dico io, no? È l'arte che sceglie l'artista. Ma non è, credimi, non è una dicitura, come dire, che fa somma la mia stessa dicitura, che eleva culturalmente il dato in cui lo dico, la maniera in cui lo dico. No, è proprio una verità onesta, di sensazione corporea. Io da bambino non lo sapevo, ma lo facevo. Quindi è un po' come a me Rudolf Nureyev mi ha insegnato una grandissima cosa. Questo è il mio motto, tra l'altro. La danza è come l'amore. Non si parla, si fa. Perfetto. Bello. Quindi questo è il motto, tra l'altro, del brand di cui parleremo dopo, del Festival Napoli, certo, Danza, di cui mi occupo. Quindi quando ero bambino io ero pervaso da questo amore per il senso, ma se vuoi anche egocentrico, di apparire, di performare, di stare su un tavolo, in un giardino, a casa di qualcuno, e di fare spettacolo. È visto il periodo storico, permettimelo, visto il periodo storico in cui si parlava prima, e proprio quando il ragazzo, figlio di marittimi, quando il ragazzo doveva stare giù a giocare a pallone, certo, okay, certo. Quando hai manifestato questa tua voglia, come l'ha presa la famiglia? Allora, e è quel molto contorno? Bella questa cosa, ti dico una cosa, il mio papà era un uomo di la terza elementare, è un mostro sacro che ho combattuto fino all'ultimo giorno della sua vita, perché io sono stato il figlio ribelle, tra virgolette. Certo. Però lui mi disse una cosa di una dignità elevatissima, estremamente maschile nel senso bellissimo del termine. Mi disse: non dare retta, abbasta che fai questa cosa con dignità e serietà. E poi a essere la vostra scuola sembra, perché io non ho già potuto studiare e tu hai la scuola. Io mi sono diplomato al liceo scientifico con il massimo dei voti. Io ho studiato danza a San Carlo tutti i giorni, la mia mamma non mi poteva accompagnare, io andavo con la cumana dall'età di 9 anni, mo sempre dice che se hai 15 anni, 18 anni, il cumpagno... Vai a prendere, vienimi a portare. Io no, fino ai 30 anni nottata, capito? Ma non l'ho mai sentito come sacrificio, tutti mi dicono hai fatto un sacco di sacrifici, no, beh, io non ho fatto un sacrificio. Hai fatto qualcosa io che ho ti fatto piaceva. Quello che mi piaceva. E allora la cosa bellissima che mi rende libero, un uomo libero anche adesso, ed è per questo che sono in qualche modo pacifico, appaciata, perché io godo di una cosa che pochi possono godere. Io ho fatto della mia passione il mio lavoro. Bene. Mi hanno pagato per questo, mi applaudivano e facevo una cosa che mi piaceva. Tuttora faccio il lavoro ovviamente subordinato, come grande, certo, esperienza, e sono uno dei meno pagati, sono uno dei che chiede, come dire, semplicemente un dato del rispetto e della possibilità di dare alle persone una grossa competenza, perché c'è grossa voglia, desiderio, sentimento di qualità, e credo che la qualità si sappia riconoscere anche quando non sei direttamente interno. Perché la mia nonna, quando ero bambino, mi diceva sempre, quando camminavano in piazza, diceva che la signora si vede che è una testa buona. Quindi la roba buona piace a tutto quanto. Ecco, io ti dico... Il paese come l'ha presa, ecco, Antonio? Il paese l'ha presa in una misura, in una maniera che negli anni 70 questa cosa, cioè, chiaramente mi bullizzavano, mi dicevano che ne so, tipo, o mezza femmina, però era un po' come dire, tutti riconoscevano questo dato angelico, perché a me non me la fottevo proprio, cioè proprio, non mi importa. Io non ho avuto bisogno, senza nulla togliere alla necessità... Infatti questa è la domanda che stavo per farti. Io non ho avuto bisogno, senza nulla togliere, sono certo che meno male che esistono le associazioni che proteggono i diritti degli omosessuali, i diritti dei gay, i diritti degli emarginati. Io non ho avuto bisogno del telefono azzurro, il telefono blu, l'arcigay, per l'amor del cielo, è una cosa meravigliosa, quindi certo, necessita che chiami. Io mi sono temprato da solo,
io mi sono protetto da solo. Io ho avuto anche una grande fortuna di un padre che, nonostante combattuto, ho costruito una crosta. Io sono il settimo di 9 figli, ho 7 sorelle meravigliose, un fratello straordinario, una mamma che faceva mangiare. Quindi certo, io sono di una famiglia molto sana e questa cosa mi ha fatto tornare. Io cerco la sanezza in tutti, io vedo la sanezza in tutti, sono un uomo molto positivo, io voglio bene alle persone. Qualcuno non mi vuole bene perché io sono molto irriverente, sono anche disturbatore di alcune capacità di essere troppo diretto. È chiaro che sono così colorato, così effervescente, così performativo. Io sono ancora un performer, quindi quando tento di fare comunicazione per stabilire un contatto, se vuoi, con magari qualche sponsor o qualche persona che ha, diciamo, interessata alla collaborazione, io performo e quindi sono simpatica. Però sei un simpatico che sa far andare dritto quelle punte lì, sì, al posto giusto, certamente bravo, certamente ho educato il mio talento a stare bene sulle punte. Bravissimo a star bene sulle punte, perché il talento si educa. E punta a punta qui voglio andare, dietro le quinte. Noi sappiamo che l'artista, soprattutto chi calca palcoscenici, quelli come calcato te, scusa il gioco di parole, hai quell'emozione, quell'adrenalina prima di entrare in scena. Sì. La tua prima emozione quando hai indossato quelle scarpette lì e sei andato sulle punte. Allora, ti racconto una storia. Prego. Io la primissima volta che ho avuto accesso ad una sala danza, sala ballo, è stata quando a 9 anni una delle mie sorelle, che era quella, diciamo, diplomata a scuola, quindi era più la colta, la dotta, ecco, e faceva la segretaria del mio papà era armatore, c'aveva un ufficio a Napoli, per Fiano Gioia, e quindi mia sorella, appena diplomata al magistrale all'epoca, la aiutava un po' come segretaria. E un giorno vide un manifesto in mezzo alla sala, baia, io ho i ricordi così vividi, una memoria proprio... Al settimo test Rorschach ho sviluppato la memoria equivalente a 10-10, il computer, non scorda niente. Ma poi soprattutto per le coreografie. Che difette. Le no, questo la danza contribuisce molto, nel senso che secondo me poi la danza dovrebbe essere, come dire, divulgata anche come disciplina proprio per le bambine, per bambini, memorizzare. Ma non per diventare danzatori. Anche questo lo diceva Nureyev. Ogni uomo dovrebbe danzare, non essere un ballerino, ma danzare per tutta la vita. È bellissima questa cosa, quindi perché la danza mette ognuno di noi in condizione di appoggiarsi al rigore, alla regola, di avere la memoria, di avere il rispetto del prossimo, insomma ci sono tutta una serie di illazioni sociali che aiutano la tempra della crescita di ognuno di noi. Quindi ritornando un po' al discorso l'emozione di dietro dell'emozione, 9 anni. A 9 anni io ho chiesto al mio papà. A un certo punto mi ero stancato perché stavo in una scuola di ballo privata e non te lo so spiegare, avevo già capito che non mi bastava. Cioè che la maestra che era è venuta sostitutiva di una grande maestra francese, che poi aveva avuto un trasferimento, l'anno dopo venne una maestra napoletana e io a 9 anni già capii che questa maestra non era brava, quindi dissi io voglio un girl. A me mi hanno fatto un'audizione privata a San Carlo. Quando sono arrivato nello spogliatoio del San Carlo, la vigilatrice che accompagnava, perché era una cosa molto rigida, ti accompagnano su con un vigilante che ha la tua responsabilità, eccetera, eccetera, mentre mi spogliavo, mi mettevo lo slip, il tipico sospensore dei danzatori, la calzamaglia per essere audizionato, lei mi dice ti piace la danza? E io, signora, ma io sono nato per la danza. Questa signora era la zia di Tullio d'Episcopo, pensa. Che quando mi sono diplomato, la signora Tosca mi dice, con l'André ti ricordi la tua danza e muovi giù da borso do borsoi, io ragiono tu. Già determinato. Nel senso che questa emozione, io te la racconto perché fin da bambino io ho provato una quasi normalità. Per me è più emozionante stare tra la gente che essere in palcoscenico. Il palcoscenico è la mia casa. Certo. Io performo, io divento me. Questo è anche una cosa iconografica di tutti gli artisti, quindi non stiamo a dire... In questo sono un artista manuale, non mi differenzio. Ok. In palcoscenico divento il vero uomo che sono. Certo. E quindi c'è un'emozione legata. Oggi, che non vivo più di palcoscenico esterno, nel senso che lavoro più dietro le quinte, perché sono coreografo, quindi mi piace più l'idea del creatore per gli esecutori, per i creanti. Perché per troppi anni ho sentito questo desiderio di essere colui che inventa una cosa.
perché io in realtà nasco. Nasce regista dentro. No, io nasco che prima di fare il ballerino al San Carlo, io a ballare i sposalizi dei miei cugini. La penso. E io mi accattava la calzamaglia da autodidatta a ballare, quindi inventavo le coreografie. Quindi, se proprio la vogliamo dire, io nasco ancora più che come danzatore, come coreografo, cioè io inventavo i passi. Già mi stavi rispondendo ad una domanda, danzatore o coreografo, qual è una maggior coreografia che ti ha portato anche maggior lavoro, sì, che hai avuto di fronte persone e dici ma non mi capisco, perché vedi la tempra io la vedo, allora magari avrà detto mamma mia. Ce l'ho un po' ancora questa cosa, qualche volta sbaglio, cado nella una trappola, deformazione se vuoi caratteriale tipica del sud. Sono ancora, ho ancora delle croste meridionali, diciamo nel senso negativo del termine. Certo. Cavoli, ma mi sembra ragione. Quindi so chi le cade sempre, sì, che ne so, tipo una istituzione, diciamo, di un certo tipo, non è abituata a parlare professionalmente con un cardine che io offro in qualche modo, certo, o di cui sono fatto, è chiaro che io hai la voce, perché dice, ma comunque non capisce che questa cosa è proprio buona assai. Non so come. Certo, certo. Invece oggi ho imparato. Ad adeguarti. No, sai cosa ho imparato? Che forse è meglio che non lo dico, lo faccio. Ah, ecco, ecco. Mi dovete solo dare lo spazio per poterlo fare. Molto Shazasnavuga. Sì. Datemi, capito, una luce, quattro mura e io canterò. A proposito, infatti, del canto, tu hai calcato tanti palchi e soprattutto dal canto ballo, se ti ricordi un'opera a cui hai partecipato e dici con grande, di grande spessore, allora, che oggi dici ma perché non c'è quest'opera? Cioè non perché no, allora, l'opera lirica, diciamo, sopravvive tra virgolette, secondo me, come tutto il destino, diciamo, della cultura, sappiamo molto bene, politicamente abbandonata, insomma, certo, è troppo lungo, non sto qui a fare diciamo partecipato a Rubantosca Tosca, che prima di iniziare la prima, esatto, fece lo show, la primissima opera a cui ho partecipato io è stata, era già da bambino, noi cantavamo la Bohème, cioè penso, noi a San Carlo avevamo un'educazione nella scuola di ballo sia musicale che artistica che della danza. E i bambini più dotati con le voci bianche partecipavano, io l'ho sempre prescelto, addirittura cantavo nella Bohème, nel coro della Bohème, sì sì sì. Poi da grande adulto, insomma, a Firenze con Franco Zeffirelli, La Traviata, insomma, già stiamo su cardine di un certo tipo, sai, il Maggio Musicale Fiorentino è tuttora una, diciamo, un compattamento artistico di elevatissimo livello. La compagnia di Maggio Danza era negli anni 90 la migliore compagnia d'Italia, perché oltre ad avere, diciamo, i più grandi danzatori che sceglieva, era una compagnia aperta al MEC, quindi io avevo colleghi svedesi, ungheresi, che non russi, quindi viaggiavamo in tutto il mondo, non solo, e oltre al grande repertorio classico di stile, perché c'era Eugène Poliakov, il più grande maestro mai esistito, maestro di Rudolf Nureyev, braccio destro di Rudolf Nureyev, quindi dico roba. Noi all'epoca già al Maggio Musicale Fiorentino avevamo esperienze con tantissimi coreografi contemporanei, ma roba che qua in Italia non si è mai vista, Billy Forsyth, Bill T. Jones, cioè io, Merce Cunningham, José Limón, quindi il mio panorama, diciamo, se vuoi, della danza si è ampliato e ha amplificato le sue vedute, non solo più come danzatore classico, ma anche elaborando, diciamo, stesure e orizzonti completamente diversi. A quel punto ho tirato fuori la mia verba artistica coreografica e sono diventato direttore artistico al Balletto di Cipro, ho creato molte compagnie, molte coreografie, e adesso mi piace molto fare coreografia, cioè dare un'emozione. Non ho però una pretesa che avevo da danzatore. Danzatore, narcisisticamente, ero pieno di me, avevo grande desiderio di, come dire, io credo che i danzatori dovrebbero fare molta indagine sullo specchio nel quale si proteggono aggiustandosi un arabesque. I danzatori dovrebbero essere più capaci di fare una considerazione sul narciso insano di un danzatore. E a un certo punto della mia vita io ho sentito questo grosso desiderio, perché ho ascoltato una frase di un grande coreografo americano degli anni 30, moderno, Anthony Tudor, che diceva: tu non devi fare un arabesque, devi essere un arabesque. E la cosa straordinaria è che quando hai 20 anni fai l'arabesque, perché lo fai più alto di un altro, che sei atleticamente fervido, cioè di non fuoco in decoscia. Okay. Invece, infatti, quando sei più adulto il fuoco
lentamente diventa cenere, e quindi l'arabesca è più visibile, è più romantica, è più bella, è più lunga, è più proiettata, è più sentita. Quindi infatti quello, no, vedo proprio che questo fuoco non si è mai spento, e lo vedo proprio bello vivo. Io invece pensavo a quanto è bella sta chiacchierata, piena d'arte, come sì, si suol piena dire. D'arte, però io sono sempre del parere che ogni persona che è venuto qui, che abbiamo chiacchierato insieme, poi alla fine della puntata ti lascia sempre qualcosa dentro, e io stare qui ad ascoltarti ore ed ore, perché hai anche una pacatezza, no, nel parlare, nel raccontare le tue storie. Mi permetto un'eleganza. E un'eleganza, no, assolutamente. È vero, vero. È veramente lavoro bello. Molto sulle, mi piacciono molto le persone eleganti. Sì, è fondamentale. Mi piacciono tantissimo. La mia mamma era una donna molto elegante, povera, con una scamiciata di un mercato. Non c'entra nell'eleganza elegante. Le mie sorelle sono delle donne eleganti. E la danza poi aiuta proprio a formarla. Con un atto di commozione, perché per molti anni ho anche giudicato questa modalità provinciale di essere, però oggi sono pieno di questa cosa, sono fiero. Io per molti anni mi sono vergognato di dire a San Carlo vengo da Monte di Procida, perché mi dicevano Gafone lo paese. Però era anche vero che Gafone lo paese, quando stava in camerino e gli altri andavano a fare il pranzo da Luisa via Roma, e io portavo del Mosca, la pasta asciutta in mano da Monte di Procida, capito? Io all'epoca, come dire, mi nascondevo di questa cosa provinciale. Oggi questa pasta asciutta la vorrebbe il mondo, oggi la vuole Rino Cannavacciuolo, sì, capito? Io adesso sono fiero di questa pasta asciutta che faceva la mia mamma, perché fanno le mie sorelle. E io sono fatto di questo impasto. Sono di un impasto così rude, così terreno, che però si eleva grazie al fatto che ha fatto un percorso. Quindi ritorno un po' al fatto di prima, no? Il talento si educa. E il mio compito oggi come maître de ballet, come teacher, come tutor, perché è un termine che si usa pochissimo, è di provare sui talenti di un certo tipo a dargli una mano veramente con le mie... Io ho molte conoscenze in danza, io mi sono fatto vedere molto bene, ho fatto una carriera internazionale, quindi se faccio, poi ti racconto, questo festival della cultura e della danza, il premio Napoli in Danza, ho tantissimi ospiti egregi, molto prestigiosi. Abbiamo un privilegio a Monte di Procida di... grazie alle mie conoscenze, questi nomi, perché questi nomi con un gettone di presenza molto amicale, diremo, amichevole, perché amicale è anche un po' ruvido, molto amichevole, in realtà vengono perché sanno che li potrò abbracciare, quindi io faccio affidamento su persone meravigliose che contribuiscono, perché se da solo non si canta la messa, certo. Oddio, se canta la messa giusto con un ululato, basta essere intonati, però... Io grazie a questa conoscenza in realtà ho scoperto, un po' come dicevi te, no? Prima nell'età delle quinte, di mettere in campo le mie conoscenze, e quindi perché no? Dirigere un grande festival, organizzare un grande festival. Faccio solo qualche volta uno sbaglio di troppo egocentrismo, perché voglio fare tutto così. Quello invece. E allora devo un attimo, dovrei un attimo. Però prima di delegare, io devo educare le persone, capisci? Io non posso ancora delegare qualcuno che si occupi, che ne so, dei trasporti, perché non sapevano con chi hanno a che fare, non so come dire. Certo, quindi, piano, per esempio l'anno scorso è successo che io ho portato un grandissimo danzatore vivente, Vladimir Derevyanko, un collega, cioè. E allora qualcuno di Monte di Procida, nella sua semplicità, ha detto: e siete maestro, che a me mi chiamano maestro, maestro con Andrea, e siete maestro, in un saggio si viste in burro. Per a me mi pare un maratone la danza. Grande. Allora già è uscita la cosa, già è diventata. Cioè, se l'appoggio immaginario è andato su un grande divo del pallone, perché casa Moro calcio, giustamente, ho detto, io sono già arrivato, come dire, a un risultato. Certo che sì, come se ti avessero dato le bravi passepartout, sì, per dire, sì, questa, sì, cosa. Sì, sì. Invece volevo farti una domanda, perché proprio per la tua esperienza, sei maestro, cosa ti manca dell'educazione che si dà, per l'appunto, da tutor, teacher, quello che dicevi, la differenza dell'approccio dei ragazzi di quando te hai iniziato a quella di oggi? Un po' difficile. E poi in più ti vado a punzecchiare, perché è anche il mio mestiere, cosa ne pensi di questi fatidici talent? Allora, ecco. Poi per i talent aggiungo io una domanda, bravo, vado per ordine. Andiamo per ordine, vai. La prima domanda,
ascolto la tua domanda, poi rispondo per ordine. Ah, ok, no, no, io per i talent invece accolgo volevo chiedere... il tuo appoggio. Ah, perfetto, perfetto, no, perché tu ovviamente prima hai citato i talent e quindi era giusta la domanda di James. Però io aggiungerei, visto che tu sei un teacher, no, appunto, quanto è importante nella danza il fisico di una ragazza? Quanto conta? Perché sappiamo che oggi i talent sono diventati degli show televisivi, quindi poco si dà importanza alla danza vera e propria o al canto vero e proprio, perché sappiamo bene che l'artista cantante molte volte non riesce ad aprirsi più di tanto perché gli vengono imposti dei brani musicali, perché sono quelli che poi devono entrare in un certo senso nelle hit parade, no? E quindi magari lui non è... non si esprime il 100% come vorrebbe essere l'artista. Stessa cosa per la danza, no? Spesso, sai, per creare lo show televisivo ho visto tantissime volte anche ad amici, no? Critiche, il talento più, esatto, critiche più sul magnetico, fisico di una ragazza, addirittura robe pesanti, body shaming. Yeah. Allora, ti dico, rispondendo a questa cosa, ti dico, la persona di cui parli è una grandissima mia amica, Alessandra Celentano, quindi non faremo diciamo illazioni di dire forse non so chi è. Io non guardo il talent per una mia coscienza visiva, perché ho tante cose, mi hai risposto, ho tante cose da fare, certo. E non lo preferisco su, diciamo, su una dialettica di questo tipo. Ti posso però dire che lei è una delle pochissime che con questo suo modo molto intelligente, chiaramente sovvenzionato dalla grande regia, di appartenere al mondo della comunicazione televisiva, che è diversa. E un po' ti faccio un esempio: i danzatori, anche quelli classici, quando eseguono un balletto in teatro fanno un trucco teatrale, quando fanno un balletto in televisione fanno un trucco televisivo. Quindi c'è sempre una differenza. Adesso io non sto da nessuna delle due parti, sto un po' in centro, ti spiego. Per una mia rigidità di educazione accademica rispetto a qualche anno fa, ti avrei detto non esiste proprio, perché fanno lo sacco di monnezza. Quindi, invece no, ti dico, la danza oggi è anche questo, cioè è anche quello che si vede in giro. Come quindi, dicevi prima, scusami, sì, perdonami, è anche show, certo, e soprattutto assolutamente farsi vedere. C'è un atto di comunicazione che passa attraverso, voglio dire, attraverso Ether Parisi, che è stata negli anni Ottanta un'icona, ho lavorato con lei io. Con Franco, io quest'anno invito Franco Miseria, io premio Franco Miseria con il quale ho lavorato. Cioè io sono uno che ha aperto il mondo della danza a più, come dire, frangenti, più ramificazioni. Però è vero una cosa che dice la Celentano, sacrosanta, che il capostipite di una lingua parlata è la grammatica pura, ok? Poi tu puoi andare sul posto e imparare la lingua, ma se non conosci la grammatica della tua lingua sarà difficile che ne capisci il significato profondo. Quindi io parto da un concetto che è vero, la danza classica, almeno studiata con serietà, e come ti dicevo prima, non per dire devi diventare un étoile, ma per avere le basi di un certo tipo, è sottinteso che dà diciamo sbocchi molto più poliedrici. Non solo, un po' rispetto all'eleganza di cui parlavi, siccome l'arte nobile, la danza classica, è inevitabile che un danzatore classico, anche quando fa l'hip hop, è diverso. Poi l'hip hop c'ha un'energia terrena che funziona, che applaude, io lavoro con i ragazzi hip hop magneticamente. Però è sempre, c'è sempre un punto che appartiene al mio gusto, però, ok? Così come la danza contemporanea ha preso cardini di elevato livello, sono cose, ci sono anche oggi spettacoli di danza classica molto noiosi, perché la danza classica o è fatta imperiale, ti parlo di grandi strutture, in Italia sono pochissime le compagnie, non sto a fare nome altrimenti politicamente divento scorretto, sono certo, pochissime le certo compagnie che fanno la danza classica, ok? Però la danza contemporanea abbiamo tantissime ottime manifestazioni e quindi apriamo lo sguardo. Quindi voglio dire, rispetto a questa cosa, torno al fisico. Sì. Sai, io penso che anche nella vita la bella figura è una cosa molto importante. La bella figura, le persone che hanno una bella figura. Per la danza classica è un fisico canonico, per gli altri tipi di danza è un fisico piacente. Il vero vocabolario della danza, scritto addirittura il manuale della danza,
che fonda i principi, da, scritto all'inizio degli anni 70, da Anthony Dowell, un grandissimo danzatore che è stato primordiale di Rudolf Nureyev a Londra. Lui diceva che tra le primissime cose è un fisico armonico, non parla di fisico magro, alto, lungo, piccolo, corto. Lui parla di fisico armonico. Un fisico armonico è quando, come dire, quando le proporzioni tornano. E allora talvolta ci sono anche dei fisici che sono meno armonici di qualcun altro, ma in realtà hanno, sono contenuti, sono come dire, il contenitore di un'anima molto più grande. Io ti racconto un aneddoto. C'è un grandissimo balletto di repertorio, George Balanchine, è stato un grandissimo valore. Apollon Musacet, Apollo, il più bel dio dell'Olimpo. Certo. Noi al Maggio Musicale Fiorentina avevamo due primi ballerini bellissimi, bravissimi. Uno meno bello fisicamente, un altro bellissimo apollineo, nel senso fisico del termine. Però Polyakov, quando doveva fare vai tranquillamente, non ti preoccupare. Quando doveva fare la scelta tra il primo e il secondo cast, mi disse una cosa il maestro, eravamo anche molto amici, mi disse: senti, Toscia, mi chiamava Toscia perché Antoscia era il diminutivo in russo di Antoni. Okay. Come Misha, di Mikhail, come Valode, quindi era molto confidenziale. Toscia, sai una cosa? Quando entra in scena, si apre il sipario ed entra in scena quello bello, diciamo, non faccio nomi, certo, l'elemento A, tutto il pubblico dice: wow, che fisico! Comincia la musica e ti dimentichi il fisico perché la sua anima è sufficiente. Invece quando comincia l'altro, si apre il sipario, il fisico B, e dice: però non è così apollino. Comincia la musica e diventa appoggiato sulla musica in maniera apollina. Quindi sai, è una questione di pigmenti emotivi, diremo così, te la dico con questa determinazione. Capito perfettamente. Poi non nego che per la danza classica bisogna essere longilinei, quantomeno magri e puliti nel senso corporeo. Dopodiché si può studiare la danza classica come educazione, però se vuoi diventare una ballerina classica, ha ragione la Celentano. Magari le modalità con le quali leggi in televisione sono un po' troppo frequenti, anche perché ha di torno tutti quelli che pazzene, perché ci piace, che fanno audience e diventa lui. Ti posso dire che lei è una donna meravigliosamente pulita, è una mia carissima amica, era semplicemente è molto competente, e io credo che poi in definitiva questo contenitore di amici tanto discusso anche da me per adesso è una vetrina in cui tanti ragazzi si fanno vedere, quindi perché no? E tornando, non lo guardo io, ma non vuol dire che è da denigrare. Sono d'accordo, è vero. D'accordo. E tornando invece alla domanda che era quella all'inizio, proprio di tutto l'approccio dei ragazzi di oggi, quanto è differente da quando... Allora, sei un uomo molto intelligente per capire e sottolineare insieme a me che, per esempio, la mia storia è una storia che viene da una sofferenza, ok? Quindi in effetti questo è molto junghiano, la sofferenza genera creatività. Questi vero. Ragazzi di oggi hanno tutto, non devono conquistare niente, quindi alla sbarra quando un maestro gli dice: non puoi fare il plié così, lo devi fare così, loro come da amici loro rispondono alla Celentano. Infatti. Questa cosa è una cosa che non esiste, perché è una cosa che io non rispondevo neanche a mio papà. Infatti. Quindi mo c'è sta, intanto eravamo 6-9, quindi per conquistare il posto in famiglia dovevi combattere veramente. Immagino. Mo sei figlio uno che tiene pure un motorino, è già accattato qua a permuto appena nasce. È vero, vero. Cioè mo fanno la festa del spermato zoo. Cioè, quando ero bambino io, sì, cioè non c'è più. Sì. Cioè prima che nasce fanno la lungine. Cioè, siamo diventati veramente un artefatto americano. Abbiamo brandizzato noi stessi. Allora, quindi passami il termine così, se vuoi, umanistico. Prego. Io credo che la generazione di oggi provi poco desiderio di dimostrare. Okay. E quindi poco avvezza al sacrificio. Quindi se un e quindi anche come insegnante, perciò questo vedo la nuova generazione, sono d'accordo che sta lì che non te, lo ripete 10 volte il passo, non te ne importa, lo fa una volta raccontando. Sono d'accordo con te, anche perché ma tutti i mestieri è così, noi in radio facciamo corsi di radio per ragazzi e corsi per DJ, e allora lì tu fai un po' un paragone come quando tu eri bambino, no? Nel senso che prima parlavamo della danza, certo. Un piccolo Billy Elliot. Però in effetti io ho fatto la stessa cosa, cioè nel senso che tanti amici miei scendevano giù al viale, giocavano le partite di pallone
e io ero chiuso in una stanzetta su quei due giradischi, esatto, e passavo ore, esatto, ore, 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 esatto, tant'è che mia mamma tantissime volte diceva: perché non scendi, oggi è una bella giornata. Io facevo: voglio stare qua, sì, perché sì, questo è il mio mondo. Esatto. Oggi faccio i corsi per DJ e vedo ragazzi che oggi hanno l'età che avevo io all'epoca e tra un disco e l'altro stanno col telefonino alla mano, aspetta, devo finire la partita, aspetta, devo... Cioè non li vedo appassionati a niente, cioè vedo ragazzi che in due anni stanno ancora a contare le battute. Però di questo siamo responsabili. Allora io non posso dire, io non sono padre biologico, non ho fatto figli, mi mancano molti, perché sarei un padre forse possessivo, forse con consapevolezza non l'ho fatto perché l'avrei reso super viziato, quindi ho evitato, ok? Non è stata una scelta, è stata una condizione, quindi mi mancano molto, ma faccio il papà dei miei nipoti, dei, certo, miei allievi, quindi certo, senza mai abusare di un ruolo che non mi tocca sulla stesura burocratica, okay, sì, sulla formalità. Però ti dico, se parliamo così diventiamo come gli anziani una volta. Questi sono i nostri figli, quindi noi abbiamo sbagliato da qualche parte. Noi abbiamo sbagliato. Cioè, beh, noi li stiamo giudicando che non sono fatti come noi, ma noi abbiamo sbagliato. Proprio perché noi non abbiamo avuto niente, abbiamo dato a loro troppo. Troppo. Quindi sì, non siamo stati in grado, questo lo dice Melania Klein o Winnicott, non abbiamo ancora staccato il cordone umbilicale e non abbiamo spezzato la catena. Spezzare la catena di un dato culturale è una cosa difficilissima. Difficillima, direbbero in latino, proprio illimus, capito? Va proprio superlativo con illimus. Assoluto, sì. Cioè assoluto. È quasi impossibile. Allora ti dico, sì, va bene, ne parliamo, cerchiamo di analizzare, come dire, il tema. Però la problematica, noi ne siamo, come dire, responsabili in qualche, certo, modo. Non sono d'accordo perché... Sono i nostri figli questi, quindi non ti dici mensaggio della nazione, non può fare niente. Ma tu c'hai accatto telefoni, tu c'hai parla alla la macchina, tu c'hai accatto questi due filmati, che vai tu a? Allora, poi se non fai, vai tu, cioè è difficilissimo essere genitore. Bene, bene. È un mestiere difficilissimo. Secondo me anche essere ragazzo in quest'epoca. Certo. Perché certo, si vive in una... allora dobbiamo solo aspettare che i tempi... Si vive in un'epoca c'è, dove veramente c'è tutto, cioè hai tutto. Troppo. 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 Guarda, noi abbiamo avuto una grossa opportunità, che non abbiamo saputo giocare. Il Covid. Bravissimo. Bravo, sapevo. Il Covid è stata un'opportunità anche etica. Sì. Io ho saputo che il Covid ci ha detto... A me mi ha dato tanto, ti dico la verità. Eh? A me mi ha dato no, tanto. No, io non l'ho avuto il Covid, però io... No, io l'ho avuto inizialmente, mi ha dato tanto il periodo. No, ma ti dico... In quel periodo là veramente tu hai fatto... No, ma la cosa che pochi hanno capito, ci ha detto una cosa importante. C'è tempo. Non è casuale che negli anni 90 c'era l'AIDS, nel 300, 600 c'era la peste. Cioè, la malattia del secolo riguarda un dato depressivo della coscienza comune. Noi accogliamo un virus degli animali ai quali abbiamo distrutto le loro case, cioè il loro habitat. Quindi, di che ci meravigliamo? Ok, questa è la prima cosa. Seconda, è come dire, ci ha detto una cosa importante. Prima di abbracciare giovani che non Francesco, io devo capire chi è. Noi siamo sui social, like, amore mio. Dopo un giorno che ti dicono tesoro, amore, cioè non ti ho manco conosciuto ieri al bar. Siamo già amore. Bravo, si svaluta anche questa parola, è vero. Allora, il Covid ci ha detto a tutti quanti noi, ha detto, senti, prima di dare amore a Francesco, le arrosci a Francesco, devi fare un po' di petting, quindi certo, mantenere le distanze, ti devi fidare di Francesco. Cioè ci fanno tambona a Francesco. Certo. O viceversa. Quindi, se cominciamo a prendere questa coscienza, io qui c'ho un carissimo amico che si occupa, diciamo, della mia visibilità e la comunicazione. Noi ci vogliamo bene, ma da morire, ma ci siamo annusati per tempo. Dillo il nome, caro, diciamolo il nome. Giovanni Pedacia. Eccolo lì, perché ci teniamo. Ti ringrazio molto, perché lui veramente, a parte che lui sa, uno dei pochi al meridione che lavora con una tempra internazionale, secondo me. Guarda che posso portare invece una voce, quindi. La tempra, a proposito di tempra, passaggi, parlavamo di ragazzi, di bambini, voci bianche, che ho avuto l'onore di conoscerla dietro le quinte e vedevo anche dal tuo corino, ma sicuramente mi saprei dire qualche aneddoto e poi passiamo anche a parlare un po' di... Non ci sono problemi della maestra, nonché l'eterea Carla Fracci. Cosa mi puoi dire di Carla? Senti, io con lei ho danzato quando stavo nella scuola di ballo del San Carlo, che è stata adesso un po' meno, però insomma una delle
più migliori scuole italiane nel mondo, una delle primissime scuole italiane in Europa. Certo. Tanto a 250 anni dalla sua nascita, cioè più antica della Scala di Milano, dell'Opera di Parigi, tanta roba. Avevamo i Borboni, che erano francesi, certo. Quindi siete borbonique, donc vive il regno borbonico per me. Detto questo, al San Carlo di Napoli, già all'età di 15 anni, dal quinto corso in poi, gli allievi più dotati, più meritevoli, venivano scelti per diciamo contribuire al numero dei danzatori del corpo di ballo, cioè quando si faceva una produzione in cui il numero del corpo di ballo, i ballerini del corpo di ballo già stati, già professionisti, erano tipo 20, ma ne sapevano 25, sceglievano gli allievi della scuola di ballo come atto tirocinante. Certo. Però eravamo regolati da contratti nazionali, cioè non a caso sono andato in pensione poi presto io, perché già a 15 anni io ero iscritto al collocamento, e sai come? Come terzicoreo. Adoro questa cosa, questa differenza, che pure quando fu Napoli Zizic, terzicore è greco, terzicore è la voce della danza, perché è diverso che ballerino, certo. Perché i ballerini fanno il ballo popolare, i terzicorei sono seguaci di terzicore, la voce della danza, quindi sono quelli della danza classica. Quindi al collocamento, a Napoli ero scritto come terzicore a 15 anni. Pensate. Il primo balletto che ho fatto in scena è stato con Carla Fracci e Paolo Bortoluzzi in Giselle. Cioè io ero, c'ho le foto, ho fatto già l'anno scorso un omaggio, quindi io ho performato da professionista in palcoscenico al San Carlo, e lì è stata un'emozione pazzesca. Che bello. 15 anni avevo, Da lì è nata tutta la mia carriera, mi sono diplomato a San Carlo 18, poi a Firenze ho ballato molti ruoli con lei, proprio co-partner con lei, con altri miei colleghi, insomma tantissime esperienze. E passiamo al cinema. Una musa della danza come lei sarà rarissimo che possa rinascere. Immagino. Hanno avuto l'opportunità di conoscere, di vederla, perché facevo figurante lirico per la Tosca, il Teatro dell'Opera di Roma, lei coordinava i bambini, le voci bianche, sembrava che si alzasse. Guarda la direttrice della dell'opera. Allora, passiamo un attimo alla tua cooperazione, ma soprattutto alla collaborazione con il cinema, che prima hai fatto dei nomi pazzeschi. Io ho collaborato con Abel Ferrara, grande, che è un grande artista... Mattacchione, io direi. No, ma diciamo molto fuori dalle righe. L'ho conosciuto. Molto fuori dalle righe, lui mi ha conosciuto a Firenze, mi ha chiamato, io quell'anno ero direttore artistico al Balletto di Cipro, mi ha voluto fortemente per coreografare questo film molto irriverente, Gogo Tales, che è la storia di questo magnate che lavora in questo, diciamo, gestisce queste danzatrici di lap dancer in questo locale in cui si fa di tutto, okay. Che era interpretato da William Dafoe, cioè ragazzi, io ho fatto lezione a William Dafoe, grandissimo sportivo, uomo di un cuore pazzesco, tra l'altro sposato con un'italiana, parla benissimo italiano, ed è un uomo di una bellezza dal vivo veramente... Lasciamo perdere un dato erotico universale. Certo. Là, si parla con Asia Argento, con Riccardo Scamarcio, con veramente i grandi. Un'esperienza pazzesca sul set, perché io, avendo già fatto un po' di televisione, in effetti la coreografia doveva limitarsi, tra virgolette, a insegnare a Justin Matera, insomma, di dive, tra virgolette, di minore importanza che però affluivano e confluivano in un cast internazionale. E io ho curato tutta la parte coreografica delle danze, delle lap dancer, quindi un coreografo classico che faceva questa cosa, insomma diventava un po'... Però io ho questa parte molto molto glamour, molto fashion, anche molto frivola. Ieri ho fatto un inno alla frivolezza, secondo me diventa interessante questa cosa che poi ogni tanto tutti abbiamo bisogno di ridere, di gioia, di spensieratezza. Certo. E quindi questo è stato un film pazzesco, perché sul set si entrava la mattina, non c'erano le del giorno, alle 5 del mattino, Abel si svegliava, è tutto un work in progress. A me però piaceva molto questa formula, sai perché? Perché è la formula del teatro. Bravo. Quindi lui faceva, come dire, un live cinematografico, ho trovato adorabile questa cosa, fantastica. Poi beh, molte cose, io ho collaborato con Franco Battiato, grandi musicisti, insomma Maggio Musicale Fiorentino ha scritto delle musiche per Campi Magnetici, una grande opera di Paco Decina, insomma grandissimi musicisti, quindi sono anche un grosso conoscitore anche della grossa musica classica, musica colta, quindi dell'opera lirica. Un nome, Battiato. Una delle prime opere, mi chiedevi tu, diciamo che secondo me non smetterei, io l'ho coreografata proprio con Zubin Mehta che la dirigeva, con il Maggio Musicale Fiorentino, la Carmen di Bizet.
Grande. Sì, grande. Sì, tutta la Carmen è coreografata, è autoregista io di Carlo Saura, che è quello che ha fatto il film della Carmen. Il coreografo sono io. Complimenti, sì, complimenti sì, davvero. Sì, sì, c'è un po' di roba. Adesso invece andiamo direttamente, mettiamo anche la locandina e parliamo di questo premio, ma soprattutto di questa grande organizzazione di cui ne sei coreografo, regista, organizzatore, chi ne ha più ne metta e stai facendo volare tutte le persone intorno a te per metterli sulle punte e da una punta all'altra del mondo ti vengono a trovare. Sì, diciamo così. Il premio Napoli in Danza è un premio che vanta 19 edizioni. Wow! E che per tantissime edizioni è stato, diciamo, sotto la direzione di un mio grandissimo collega del San Carlo, il maestro Antonio Salernitano, uh-huh. Ed era esclusivamente un concorso di danza per cercare giovani talenti e premiarli. Per molti anni ne sono stato giudice in commissione d'esame e a un certo punto, quando Antonio, il maestro Salernitano, mi ha chiamato per l'ultima volta e mi sono detto: senti Antonio, ma perché questo premio non lo spostiamo di location? Io sono tornato a Monte di Proce, mi piacerebbe, quindi ho voluto fare un omaggio alla mia terra, dico così, prendiamo insieme la co-direzione artistica, certo. Siamo ancora co-direttori artistici, ovviamente lui si fida ciecamente della mia esuberanza, del mio entusiasmo, perché io ho rivoltato completamente le carte, nel senso che non mi bastava solo il concorso, cioè solo la danza e solo i talenti, ecco, modello, tra virgolette, modello che va troppo in giro, la commissione che giudica, era così... Se spoileri qualcosa, come sarà strutturato? Un ecco. Po' troppo, esatto, troppo accademicamente structure. Allora io intanto ho fatto una cosa, del concorso ho detto, facciamo una cosa interessante, questi ragazzi non devono solo vincere una prova, una coppa. Questi ragazzi si devono confrontare intanto, confronto, bello, non affronto, bello, non devono bello, gareggiare, bello. È un confronto artistico dei talenti, è molto importante. C'è la crescita sul concorso. Lo dico anche alle maestre che scriveranno i loro talenti a questo concorso, alle scuole, è un confronto, e non lo dico giusto per dire, perché noi guarderemo non solo l'esecuzione, ma cercheremo il famoso premio Gold, che è una grande novità che ho portato a Monte di Procida e nel mondo dei concorsi. Poi ovviamente subito molto appetibile, con tanta gente mi ha fatto bene gol. Il maestro Volandelli l'ha fatto 4 anni fa quando nessuno lo faceva. Ecco, perché qua. Io sono molto antisignano, diciamo così. Sì. Perché questo premio Gold? Perché ho, diciamo, auspicato che l'ultima serata potesse essere un galà internazionale, cioè che i ragazzi vedessero danzare i grandi ballerini. Ok? E quindi sì, magari chi vinceva, chi era insignito del premio Gold, poteva partecipare nella stessa serata, l'ultimo giorno, con loro. Quindi questa è la vera vittoria di un ballerino. Perché io, essendo stato un danzatore, non mi dimentico da organizzatore quale bellissima emozione può provare uno che dice: balla zima, un ballerino la scala. Cioè, capisci? No, ha già vinto un concorso a confronto di quello, che va bene lo stesso. Certo. Quindi ho creato questo gala internazionale. Di 4 serate, secondo me. In genere era di 4, quest'anno mi sono allargato, faccio 5. Ecco. Ah, 5, vediamo, sì. Erano 4 le serate, perché c'era questo gala a premi. Ah, perché presentato, 7-8, hai ragione. Presentato da Veronica Maia. Ok. Quindi ho carissima voluto... Amica, vabbè, no, ma stiamo parlando di grande grandissimo professionista. Livello. Grande professionista, grande intenditrice di danza, perché è ex ballerina. Tra l'altro è stata allieva di una grandissima amica del San Carlo, la maestra Patti Schisa, insomma, con Veronica siamo amici ormai. È stato buffissimo. Sapete come ho contattato Veronica Maia? Come? Nessuno dei miei amici che avevo contatto con lui mi dava il numero di telefono. Sai che di cosa vanno fuggendo? Pure gli amici. Dico: senti, ma tu sei contatto? Non potresti trovare contatto? Poi ti faccio sapere. Allora, un giorno io, che sono primitivo nella mia modalità tecnologica, scrivo su Messenger. Risponde: carissima signora Maia, sono il maestro Antonio Colandrea, sono il direttore artistico di questo premio internazionale, mi farebbe piacere fare 4 chiacchiere con lei, se devo disponibile avrei molto piacere di fare la sua conoscenza. Confido questa cosa a un mio carissimo amico e mi dice: ma figurati che lo ti chiamo a te, ma tu posso convincere che il po' fondamentalmente fa... certo. Senti, il caso volle che lo accenno con questo mio amico, mi squilla il telefono, numero privato, era Veronica Maia. Eccolo lì. Che mi dice: mi scusi se non l'ho risposta in tempo, ma ho letto il suo messaggio solo adesso, che sono molto impegnata.
se ha bisogno ne possiamo parlare. Dico, mi perdoni, dico, se la disturbo ci possiamo finire questi giorni. Da lì un amore telefonico. Lei di nome mi conosceva già, è molto disponibile, vero? È una donna per bene, sì. Rarissime persone per raffinata. Bene. Molto raffinata. Quest'anno lei indosserà gli abiti, vestirà l'outfit di Bencivenga, la più alta sartoria napoletana. Sì, sì. Stamattina siamo stati nella casa madre della sartoria, mi hanno accolto perché sono loro cliente da molti anni. E... pensa che io e lei abbiamo condotto un evento UNICEF insieme. Ah, pensa. Sì. Lei è molto attenta, lei pensa che questo premio lo accetta di venire molto veloce perché si è trovata benissimo, perché io poi gli ospiti di coccolo da morire e soprattutto la location le piace moltissimo e siamo molto amici, lei è molto appassionata. E di me dice, Madonna, ma sei bravissima a fare questa cosa, oggi ha trovato la sarta di Bencivenga, ha trovato degli abiti meravigliosi, ha un'espressione meravigliosa, fantastica. Quindi questa è l'ultima serata, ma dove ho, diciamo, sgranato, come dire, tutto ciò che esisteva prima del premio Napoli in danza, senza snaturare però direttamente la danza, è aprire al mondo totale delle arti e della cultura. Perfetto. Quindi c'è e ci sarà un premio alla cultura, un premio all'imprenditoria, un premio al design, un premio all'alta sartoria, un premio alla carriera costumistica, un premio alla divulgazione culturale, certo. Un premio al miglior danzatore, un premio alla musica, un premio alla migliore composizione musicale, un premio alla fotografia, insomma è tanta tanta roba, con tantissimi, un premio al teatro, certo. Quest'anno premio Gino Rivieccio, premiamo Gino Rivieccio, quest'anno premiamo alla cultura Agostino Di Itano, che è il direttore artistico che ha fatto vincere Porta Capitale, ha fatto vincere Matera, ha fatto vincere Pesaro, insomma è un uomo che la cultura ce l'ha proprio impregnata addosso. Quindi stiamo parlando di tanta roba. Quest'anno arriva Nando Citarella con le Tamore del Vesuvio, mio grandissimo bello. Amico, mio grandissimo amico, persona disponibilissima, che suonerà dal vivo un pezzo inedito. Io farò un assolo Interaps, si chiama, con musiche di autori vari bellissima, per il nuovo talento del San Carlo, Danilo Notaro, che premierò come miglior danzatore, sarà premiata alla carriera Clotilde Vailleur, grande prima ballerina di Operazione di Parigi, attualmente direttrice del San Carlo, Mara Fusco, cioè una signora della danza italiana, saranno premiati Umberto De Luca, sarà premiato Franco Miseria. Cioè, quindi la danza, ecco, a 360 gradi, capito? Sì. Danzatori, coreografi internazionali, quattro coreografi contemporanei, tra cui Emma. Dove si terrà questo evento? Si terrà nella location straordinaria della mia nascita, Monte ad Acqua Morta. Cioè che ha proprio a rete, un sipario, non tiene niente, tiene sotto i San Martino. Non c'è bisogno di un sipario. Sta davvero male. Io non faccio un light planning, non lo faccio. Io guardo il sole come tramonta e il sole. Quindi sarà una location all'aperto. Sì, sì. C'è un defile di moda che apre come sigla, perché uno sponsor, il mio carissimo amico d'infanzia, un parrucchiere, che dire parrucchiere è un artista dei capelli, Ciro Morris Elite, Ciro della Ragione, che ha due negozi, un albomero molto bello, una Monte di Procida, con una grande firma di Hair Academy Fashion, firmano le acconciature delle modelle che sono quattro ballerine, che saranno le quattro, tra virgolette, diciamo, hostess di scena, perché non mi piace commesse, non mi piace ballette. Molto bello hostess di scena. Io le chiamo hostess di scena, collaboratrici, che porteranno proprio a mano i premi. Quest'anno il premio che cos'è? È un gadget, che non mi accontenta la solita targhetta istituzionale, che mettono con tutti i disegni di polvere, sei premiata, fai una brindante, ciao. Che gadget è? No, io l'eleganza, anche in questo, sì, te lo dico subito. Ok. Ho contattato uno dei brand internazionali più fervidi della Campania, Le Voci di Dentro, sono gli artisti questi che fanno le corna, che fanno sì, sì. Il corno, sangue guarda armenio, ma sono artisti a tutto tondo, ma straordinari, persone loro hanno disegnato e realizzato una scultura che non posso rivelare perché è un segreto. Certo. Proprio con il brand e con il logo del premio Napoli in danza, da loro firmati, artigianale, quindi 40 bene. Diverse sculture. Pensate. Per ogni premiato. Quindi quando riceveranno questo gadget, un altro grande main sponsor, l'altro caffè darà tutta una serie di gadget interessanti, l'altro main sponsor straordinario, Boutique Partenopea, il nostro Ivan Ghilardi, sarà ovviamente insignito all'alta imprenditoria, perché lui mi curerà l'outfit di 5 serate, la prima serata me la cura Bencivenga
e le altre 4 serate nella cura boutique partenopea. Insomma, abbiamo poi auto 1, insomma, abbiamo un po' di cose di un certo tipo. Volevo soprattutto prego. Il comune di Monte di Proce, lo devo ringraziare nella persona del sindaco, del vice sindaco, dell'assessore alla cultura, di tutti i miei compaesani che aprono le braccia e con qualche difficoltà mettono proprio il seggio. Cioè, Samovana, è la bellissima cosa. Andiamo allora all'ultima cosa, perché siamo proprio in chiusura. Poi c'è la prima serata che è molto importante. Vai, dimmela a volo, perché poi chiudiamo, perché voglio far vedere anche il video. Ok. E chiudiamo perfetto. Proprio con il video. Allora, al volo quest'anno, la prima serata è una serata di apertura in occasione dedicata a Proce da Capitale. Bellissimo. Perché ti verremo a trovare. E ci sono tre nuove coreografie con tre compagnie internazionali. E sono tre coreografie filmate dal coreografo Made in Home, cioè mio. Certo. Quindi io me la dico, me la faccio, me la stipo, me la conservo, me la pago e la faccio. Te la balli. Esatto, e me la ballo. E sono tre coreografie con tre titoli internazionali. Uno è Mari Compulsi, Spinti dal Mare. Ed è una creazione che faccio per il nuovo balletto di Toscana. Torno a Firenze con i Ballerini Fiorentini diretti da Cristina Bozzolini, che riceverà un premio, oltre a quello della carriera, riceverà un premio alla direzione artistica. Ma la cosa meravigliosa è che la musica è originale, scritta originale dal grandissimo Osvaldo Di Dio, ex chitarrista di Franco Battiato e di Pino Daniele. Mamma mia. Cioè, stiamo parlando di livello. Certo. È scritto una cosa di una meraviglia pazzesca, ed è una cosa che io volutamente l'ho fatto con i fiorentini, quindi non per forza troppo napoletana. Certo. Però a Napoli faccio invece con la compagnia dei solisti del Liceum di Marafusco, faccio Specula, perché dedico un grande omaggio al sommo poeta montese e bacolese di Cappella, Michele Sovente. Che bello! Perché molte altre possibilità di essere insignito alla memoria. Allora io ho detto no, ho detto la farò in maniera molto pulita. Intanto lo innalzo nell'Olimpo dei più colti, perché lo appoggio su Chopin. E non come qualcuno avrebbe fatto sulle musiche napoletane, senza nulla togliere a nessuno, con la bellissima voce dal vivo di Sara Guardasciore, che reciterà delle sue liriche meravigliose. L'ultimo pezzo per concludere è ARB Dance Company, una compagnia di Caserta diretta dalla magistrale Anna Maria Di Maio. Mm-hmm. Ho creato un pezzo, diciamo, conclusivo che si intitola, porta il titolo Il tempo dell'alma. Voilà. Il tempo dell'anima. Perché è basato sulla struttura musicale molto difficile ma molto inconsueta delle quattro stagioni, attenzione, di Astor Piazzolla e non quelle di Vivaldi, perché per me è come dire, dopo il Covid abbiamo bisogno tutti della quinta stagione, la stagione bella, dell'anima, bella. Quindi potersi abbracciare. Bella, quindi, bella, congratulazioni davvero. Questo è quello che desidero evocare, non ho la pretesa di raccontare. Ci sarà un grande ritorno in scena di Mimmo Borrelli. Wow. Sì. Wow. Farà una performance box con Michele Sovente. Quindi il premio prende bello. Roba. La presentazione di questa serata è di un vostro collega, del Conte Galè di RTL, mio carissimo amico, grande. Che fa miseria nobiltà da anni. Mm-hmm. Le serate del concorso sono presentate da Monica Lubino, una grandissima esperta di danza di concorsi internazionali, la serata finale di Veronica Maia, insomma, chi più ne ha più ne metta. E complimenti davvero, un po' di roba. Perciò ricordiamo le date. Le date sono dal 6, il 6 Overture, 7, 8 e 9 concorso internazionale, 10 gala e premi internazionali. Perfetto. Premio Festival della Cultura e della Danza, Premio Napoli in Danza 2022. Allora, noi siamo al contenitore di emozioni. Co-direttore artistico Maestro Colandrea, Maestro Salernitano, direzione tecnica del dottor Alessandro Papaccio dell'AICS e la segreteria generale è della grandissima Nicoletta Salernitano. Ancora complimenti. Grazie. Volevo che adesso gli diamo piena camera. Noi ci salutiamo. Sì. Diciamo che ritorniamo con il nostro programma e lo facciamo anche con il maestro. Soprattutto così ci ritornerai anche a trovare volentieri qui al contenitore, nonché a Onda Web Radio. Siete molto accoglienti. Ed è questo il nostro motto proprio, e volevo ringraziare la radio, il maestro, te, soprattutto di questa stagione che è volata. Bellissima, tra l'altro. È stata bella di stare qui con il contenitore di emozioni. Ci vediamo dopo le vacanze. Ovviamente i programmi si fermano, però non ci fermiamo noi, con gli eventi o meno. Continuate a seguire le nostre pagine, perché veramente siamo facendo tantissimi eventi, manifestazioni importanti e anche quelle di calibro un po' più piccolino, e saremo presenti ovunque. Quindi a settembre ripartiranno tutti i programmi, ma noi continuiamo con la nostra musica, con i nostri eventi. Grazie James, grazie. Io ringrazio voi, perché questa sera mi sono sentito appoggiato.
devi sentirti a casa tua quando arrivi qua. Quindi grazie. Ti verremo a trovare poi. No, no, ma ci tengo che venite. Senz'altro. Veniamo, senz'altro. Lo prometto, è una promessa. È un invito il mio. Vorrei che davvero chiudessimo, più che con il nostro claim, con il video che ci hanno dato, così diamo anche, facciamo vedere quello che, di cosa è capace il nostro maestro. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Il Comune di Monte di Procida e l'AIKS Campania presentano Concorso Internazionale di Danza 7 e 8 luglio, Selezioni Internazionali. Presenta Monica Lubinu, la prestigiosa giuria, il maestro Antonio Colandrea, il maestro Antonio Salernitano, la maestra Mara Fusco, la maestra Susanna Sastro, il maestro Salvatore Capasso. La finalissima, con l'assegnazione dei premi e del premio Gold Ambitissimo, è prevista per il 9 luglio. La prestigiosissima giuria sarà composta da la maestra Mara Fusco, la maestra Clotilde Vailleur, la maestra Bella Ragiskaya, il maestro Franco Miseria, il maestro Giorgio Madia, la maestra Macia Del Prete, il maestro Umberto De Luca. Festival Internazionale della Cultura e della Danza a Monte di Procida. Vi aspettiamo. In ogni momento della tua giornata, sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera. Scegli la radio giusta. Scegli solo Onda Web Radio. Diamo voce a chi non ha voce.